Come buono questo, come buono! Questa sera è mio ospite... Sì signore, sono il barone Cava Cesare e questo ve la racconto. E io e il mio amico Marchese di Caprarella eravamo stati invitati a cena dal comandante Tormenton, un maniche del racconto bellico. Vorrai dire bruttico. Quando è cretina questo, quando è cretina. E mi ricordo che ti disse, mi raccomando, non denunci con parole che abbiano attinenza con la guerra, sennò quello comincia a parlare e non la finisce più. Venite, ho preparato una cosa alla buona, uno spuntino. All'anima dello spuntino, questa è una cena che è una cannonata. A proposito di cannonate, mi ricordo che eravamo a quota 610, il nemico avanzava. E se avanzava, ne potevate comprare di meno. Dopo due ore Tormenton ci tormentava ancora. Le nostre truppe, che erano assediate... Ma Marchese che fa dorme? No, seguiva. Stavate dicendo che li avete presi assediate. Assediate li avete presi. Il comandante ci ha preso lui assediate, ci ha cacciato pure, ci ha cacciato. Basta, io non ne voglio sapere di armi, di guerre. Io me ne vado nel deserto. E che vai a fare nel deserto? Il deserture. A me a sentire sta battuta mi ha preso un convulso da ridere. O come mi sono divertito, o come mi sono divertito. Come buono questo, come buono. È Stella. Ed è in una bella bottiglia di vetro e vedi chiaramente il buon latte che c'è dentro. Da mucche pregiate, il buon latte Polenghi Lombardo nei tipi. Stella intero. Stelat parzialmente scremato. Stemag magro. Latte sterilizzato, omogenizzato, di lunga conservazione. Latte Polenghi Lombardo. È come avere una mucca in casa.